accettare la proposta di licenza, poi anche prolungato fino al 2023 rispetto al contratto che avevi in Sutiro? Sì, io ho 3 anni lì al Sutiro, però una proposta di licenza come fai a rifiutarla? Un club così titolato e con una storia così importante, ero onorato che mi aveva chiamato. Quindi c'è stata un po' di trattativa e quando ci sono trovati gli accordi devo dire per forza di sì, perché poi mi facevano cambiare categoria, che era un po' il mio obiettivo della stagione scorsa, e adesso punto a fare il massimo qua. Ti chiedo un'altra cosa legata a questa. Io ho sentito Paolo Zanetti l'altro giorno, che è stato il tuo allenatore, che mi ha parlato bene di te. L'hai sentito? Gli hai chiesto sentito? Sinceramente no, però anch'io ho dei bellissimi ricordi con lui, perché sia bravissima persona fuori dal campo che in campo. Poi era molto giovane, quindi si voleva allenare con noi. È davvero numero uno. Il tuo primo pensiero quando hai sentito dell'interesse di Vicenza nei tuoi confronti? È stata un'emozione, perché poi gli anni passati mi ha colpito, pensando subito al pubblico, perché gli anni passati ho giocato sempre in squadre dove il pubblico non era così entusiasta, o comunque non c'era così tanto. E pensare di giocare in uno stadio pieno, con tutti che avevano il tuo nome, fa un certo effetto da giocatore. Più centrale o terzino? Perché abbiamo visto che hai giocato. Allora, io a 4 ho sempre fatto il terzino, fin da piccolo. Invece con una difesa a 3 preferisco giocare terzo di difesa che quinto. A 4 preferisco perché mi piace correre e il centrale sono un po' più statico, anche se il fisico magari in 4 può fare il centrale, però ci provo a fare il terzino, dai. Con che aspettative vivi il tuo esordio, il tuo debutto in Serie B? Allora, sono molto tranquillo da una parte, perché venendo da una categoria inferiore posso solo dare il massimo senza aver timore di sbagliare, quindi sono tranquillo da quel punto di vista. Adesso faccio pochi allenamenti, quindi ho visto che la squadra, la primiera, si allena già da tanto, un gruppo molto bello, molto solido, e spero di integrarmi bene. Difensore con il visto del gol, fra l'altro hai fatto un bellissimo gol qui a Vinci contro l'Arzignano. Sì, ho fatto giocato qua contro l'Arzignano, ho fatto un gol che ci è servito ad alzarci, perché non credo no, e speriamo di farne anche quest'anno, sempre qua. Senti, dal punto di vista fisico non si nota subito alto, prestante. Colpo d'occhio, noi abbiamo avuto qui pochi anni fa Mario Santirisi, che non so se tu lo conosca, ma a colpo d'occhio lo ricordi molto, non so se tu lo conosca e ti riveda un po' in lui come caratteristica. Lo conosco personalmente, però non ti so dire bene se sono simile. No, capito, no, pensavo che magari ti fosse capitato di vederlo giocare, forse no, non ti capisco. Primo impatto con i compagni di squadra, al di là del fatto tecnico dal punto di vista del gruppo, di cui hai trovato un gruppo unito? Sì, molto unito, molto diciamo un accolto senza problemi, molto scherzoso, quindi poi adesso il campionato inizia tra un po', quindi sono molto rilassati, in campo vanno veramente forte e poi la squadra non è tanto cambiata rispetto all'anno scorso, ma l'ho visto in campo. Sono davvero forti, hanno proprio idee chiare e speriamo di essere una sorpresa quest'anno. Mister, ti ha detto qualcosa? Sì, ci ho parlato, anche mi ricorda molto Zanetti da un certo punto di vista, perché è molto alla mano, e cerca molto il dialogo di capire i suoi giocatori, è molto bravo sia in campo e anche come persona. Senti, ho letto una tua intervista dove hai detto che nella partita di andata dell'ultimo campionato, quando avete giocato contro il Vicenza, Grandi ti ha tolto quello che poteva essere il gol più bello della tua carriera. Gli hai detto qualcosa quando l'hai visto qui? No, però non ho avuto la possibilità di dirlo, ma adesso posso dire meno male. Se non aver fatto gol, essere qua, che magari
il resto sono qua, è andata bene così. Quali consigli di quei punti di forza qualità e dove magari poter ancora crescere? Sicuramente l'aspetto fisico e appunto anche tanto sull'intelligenza, perché magari trovando giocatori un po' più rapidi, io essendo così alto magari faccio un po' più fatica, quindi ci deve arrivare più sull'aspetto di intelligenza e velocità di pensiero. Poi la grinta, penso che ogni giocatore la debba mettere, poi anche tanto fa la squadra. Dove ritieni invece di dover crescere, o pensi di poter ancora? Pensi di poter crescere tecnicamente, essere più rapido quando il pallone nei piedi, e seguire l'azione a livello tattico, non si smette mai di crescere. Non so se hai seguito i playoff della Serie B come spettatore, se ti sei fatto un'idea della tipologia di calcio che vi aspetta in questa categoria qui. Sì, sicuramente è un calcio diverso dalla Serie C, è un calcio molto più tecnico perché la qualità singolarmente si alza molto. Ho seguito soprattutto ieri, che è stata la finale, una sorpresa perché la Spezia comunque è una squadra molto giovane e si è fatta valere contro una squadra di enorme valore, quindi speriamo di fare come loro. E i tuoi nuovi compagni, se per caso qualcuno che conoscevi già, con cui hai avuto... Allora, conosco solo il nuovo arrivato Pietro Berguato, che siamo incontrati nelle varie nazionali minori. Abbiamo fatto qualche partita assieme in nazionale, che conoscevo solo lui. Per il resto tutti nuovi. Leggevo in una tua intervista di questa passione per la pesca. Invece andare a pescare fin da piccolo andavo, faccio qualsiasi tipo di pesca, sia subacquea che con la canna, mi piace molto, quando ho un po' di tempo libero vado. Hobby un po' inconsueto per un ragazzo così giovane, ultimamente si sente più la PlayStation, non so, le serie TV, queste cose qui. Sì, sicuramente, però in ogni squadra che sono andato ho trovato sempre qualche compagno che gli piaceva e andavamo sempre insieme. Ancora non ho chiesto, ma magari c'è anche qua. Sogno nel cassetto, ultima cosa per me. Sogno nel cassetto? Sicuramente io vado passo per passo, quindi per adesso è solo fare bene quest'anno e dimostrare il mio massimo e rendermi parte della squadra al 100%. Per me invece sei qua molto giovane, un idolo di riferimento, un giocatore come modello che... A me piace molto Varane, anche se non fa proprio il terzino, però mi rivedo in lui tipo fisicamente, un po' non dico macchinoso, però dove ci arriva con la sua forza fisica. Io mi rivedo in lui in alcuni aspetti. Bene.